Se si mette da questo lato è meglio, abbiamo più luce. Allora, buongiorno, siamo a Palazzo San Francesco, oggi un importantissimo convegno. E con noi il nunzio apostolico. Monsignor Leo Boccardi. Monsignor Leo Boccardi, che ha lavorato tutta la vita nella ricerca della pace, sicuramente. Sì, possiamo dire così, perché come nunzio apostolico ho servito sotto Papa Benedetto, Papa Francesco, inviato in varie parti del mondo, in Sudan, in Iran, in Giappone, e mi sono sempre occupato della pace, perché la pace credo che sia una missione per tutta l'umanità e in particolare anche della Santa Sede. E il servizio diplomatico della Santa Sede, oltre ad avere un rapporto con le chiese locali, e soprattutto con la comunità internazionale per collaborare alla ricerca della pace. Oggi tutti siamo chiamati a costruire la pace. La pace deve essere costruita insieme. E da quando Papa Giovanni XXIII, con la sua grande enciclica Pacem in Terris, ha coinvolto la Chiesa nel lavoro comune della pace. La pace è un dovere della Chiesa, la pace è un dovere della comunità internazionale, la pace è un dovere dell'umanità intera, perché dobbiamo essere tutti coinvolti in questo spirito di fratellanza che ci deve unire a livello di Nazioni Unite, a livello di comunità. Ogni Stato, ogni comunità e io direi ogni cittadino può costruire la pace. Senta, in questo momento storico, con le guerre in atto, eccetera, la vede vicina o lontana la pace? La pace la si ottiene soltanto se c'è un desiderio forte di pace e se si affida al dialogo, alla diplomazia e non alle armi e alla guerra. La pace si può ottenere in Ucraina, la pace si può tenere a Gaza, in Israele, nella Terra Santa, se c'è un dialogo tra le parti, se ci si conosce, se ci si capisce, se ci si intende, se ci si siede attorno a un tavolo, e ogni tavolo dovrebbe essere un tavolo di pace. Senta, un messaggio per i giovani. I giovani devono essere i primi interessati alla pace, perché sono il futuro delle nostre generazioni, che dobbiamo vivere insieme. Oggi, in un mondo globalizzato, i giovani sono i cittadini del mondo e possono vivere soltanto in un mondo pacificato. Grazie mille, buon lavoro. Grazie tante.